Good gaming morning! Sono veramente euforico questa mattina perché ho letto una cosa bellissima, un post su Facebook, praticamente che diceva che è stato arrestato un elettricista perché truffava, praticamente vendeva delle prese per il culo. Lasciamo perdere. Allora, parliamo di cose interessantissime. E per questo devo fare una piccola citazione presa dal grande Yotobi, ossia Penny. Ovviamente non lo faccio uguale a lui, mi dispiace insomma aver rovinato il suo bellissimo pezzo. Però, perché questa citazione? Perché nel mondo videoludico in questi giorni non fanno altro che parlare e rivolgere l'attenzione dei giocatori di tutti praticamente sui penny di Conan Exile, che è una cosa veramente euforica, direi. Io e il mio collega Vessor, nel provarlo questo gioco, ci abbiamo fatto anche il video. Beh, abbiamo avuto tra virgolette la fortuna di poter vedere su durante la creazione del personaggio abbiamo provato ovviamente le varie cose, ma no, barba non c'è, però capelli, aspetto, colore della pelle, facce, insomma, varie cose. E in fondo a tutto quanto, oltre all'altezza del corpo, c'è anche le dimensioni, diciamo, delle cose un pochino più intime, quindi il seno per un character femminile e il pene per il character maschile. Sto dicendo pene a tutta randa, però vabbè, avete capito, il fallo, chiamatelo un po' come volete, comunque il succo è quello lì. E l'hanno fatto di dimensioni, io non so, in mano questo tablet che mi aiuta per la scaletta e insomma si vede una roba del genere che penzola di sotto, messo proprio alla massima, al massimo potenziale di questo organo maschile, insomma, complimenti, hanno fatto molto realistica questa cosa. Non so loro a cosa si sono ispirati per fare una roba del genere, però vabbè. Quindi niente, il mondo videoludico è così preso e occupato a parlare di questi peni di Conan Exile, tanta roba, sono molto contento di ciò. Ma veniamo all'argomento di questo appuntamento, ossia dei giochi balordi. Noi già l'abbiamo visti qualcuno insieme, qualcuno l'abbiamo catalogato come balordo, ma ce ne sarebbero tanti di giochi da catalogare come balordi. Abbiamo visto insieme Three Coins at School, Barbershop, ma questa volta voglio introdurvi ad un titolo che chiamarlo balordo forse è poco, però ha anche il suo perché, ossia Loot Hero DX. Non so se si pronunci così, non ne ho idea. Vediamo di che si tratta, quindi. Praticamente è in un mondo pixeloso 2D, gioco diciamo così a tappabuchi. Vedete intanto dall'immagine che la storia è quella: c'è un drago, rompe i coglioni, noi dobbiamo ucciderlo. E il gioco funziona così, praticamente. La storia può essere racchiusa quindi in 6 parole. Ci sta un drago, va sconfitto. E questo è il succo della storia. Ci viene richiesto un solo dito, il click sinistro del mouse, per andare avanti o indietro a seconda di dove posizioniamo quel piccolo cursore luminescente che vediamo. Quindi clicchiamo e l'omino va in quella direzione. Quindi teniamo premuto un tasto e questo è il gioco sostanzialmente. Cioè, zero impegno, ripeto, è uno di quei giochi che ti fa spingere il cervello, un tappabuchi, un gioco da fare così random quando abbiamo 5 minuti, per esempio, che non sappiamo cosa fare, non vogliamo andare a prendere un gioco troppo impegnativo, magari, e facciamo partire Loot Hero DX. Per finirlo, o meglio, per finire la prima run, sono 9 capitoli, se non ricordo male, ci vogliono una manciata di minuti, non ci vuole tanto, poi semplicemente verrà riproposta la solita serie di 9 capitoli, tra virgolette 9 livelli, a rotazione, quindi la serie verrà riproposta a rotazione, semplicemente con una difficoltà crescente. Quindi il gameplay, anche questo possiamo riassumerlo in 6 parole, possiamo dire che clicchi un tasto, avanzi e uccidi. Questo è. E lo scopo quindi qual è?
Usiamo sempre le solite sei parole. Niente scopo, picchio e mi potenzio. Basta, perché ovviamente più ammazziamo, più prendiamo soldi. I soldi poi li useremo durante il livello, ci saranno delle mandate, poi ci sarà lo shop, poi un'altra mandata di nemici, poi lo shop mentre ammazziamo nei livelli e nello shop semplicemente poi potenziamo l'attacco, la difesa, la velocità, il critico. Quindi, ripeto, niente di più semplice in questo gioco. Lo trovate a 3€ su Steam, ovviamente il link poi ve lo metto in descrizione. E non è niente di che. Io poi vi faccio vedere una partita un pochino più avanzata, in cui ho già fatto la prima due serie. Sono all'ultimo schema della terza serie di questi livelli, praticamente. Dove a parte non ci si capisce assolutamente niente, i mostri sono. È talmente pixelloso che i mostri nemmeno si capiscono bene cosa sono, non c'è una grande differenziazione praticamente. E la cosa più triste è che il. A parte andiamo avanti come schegge, e il boss è proprio zero, zero. Non serve assolutamente a niente il boss, è proprio inutile. E la cosa peggio è che una volta che abbiamo completato praticamente una sequenza di questi livelli, la prima serie, la prima run, seconda run, eccetera. Quindi, una volta che abbiamo raggiunto il drago e sconfitto, come vedete, ci dà praticamente un minatore che noi lasciamo lì agire per un po' di tempo. Praticamente, lo lasciamo lì, chiudiamo il gioco, ci ritorniamo dopo un po' di tempo. Lui offline ci raccatterà dei soldi che sono una cosa esorbitante. Quanti soldi ci danno? Ce ne danno tantissimi. Quindi. Non c'è nemmeno difficoltà nel fare questo gioco, è una cosa veramente balorda, però, ripeto, ha un suo perché, perché il gioco è semplice, meccaniche veloci, senza impegnarci, quindi per 3€ alla fine è un passatempo che può essere anche gradevole, dipende un po' come lo volete vedere voi, insomma, a voi poi le valutazioni finali. Ma direi quindi ora di passare ad un altro titolo molto molto balordo. Tengo a precisare che io sono di quella generazione, di quella classe che da PC, no, quando eravamo alle elementari è uscito Jurassic Park. Quindi, ah, Jurassic Park, dinosauri. L'80% di bimbi che voleva essere un archeologo. Vedo che sono gli archeologi quelli che vanno andare. Che vanno in giro a cercare le ossa. Non sono sicuro, scusate l'ignoranza, però insomma, tutti, oh, belli dinosauri, siamo cresciuti con questa cosa dei dinosauri. Ti davano pure, mi ricordo, le toppe, perché la nostra generazione non stava così a giocare. Sto parlando come vecchi, comunque, non stava a giocare con il tablet, l'iPad, l'iPhone, uno smartphone e quant'altro. C'avevamo il Game Boy, se andava bene, se no a calcetto fuori a giocare, quindi. Toppe da tutte le parti perché si disintegrava i pantaloni. E quindi mi ricordo che nel cinema, quando si era andati a vedere questo Jurassic Park, il primo Jurassic Park, ti davano la toppa del T-Rex, bellissimo, del logo di Jurassic Park, tutti il giorno dopo a metterla sui pantaloni perché ovviamente erano bucati. Però vabbè, forse magari è solo una cosa del mio paese, però non credo, insomma, anche se ho 30 anni praticamente ormai. Però ecco, le mie generazioni forse erano un pochino più strusciate per terra con i ginocchioni, eccetera. Però vabbè, chiuso questo, che voglio dire? Che i dinosauri per me, ma ripeto, secondo me anche per molti altri, sono rimasti nel cuore. È quello il motivo per cui appunto abbiamo preso magari anche Ark. Io l'ho preso scontato sotto Natale, non mi interessava perché non ce la faccio a starci dietro, però dico no, ho trovato scontato tipo a 8€, non mi ricordo. E mi sembra che tuttora è su sconto su Steam per pochi giorni. E ho detto no, lo devo prendere, devo vederli. E ho preso anche The Hunter Prime insieme al Buon Vessor, anche lì caccia con i dinosauri. Quindi insomma, tutto quello che racchiude i dinosauri un po' mi affascina. Ed è per questo che ho deciso di provare un titolo che definirlo balordo, forse anche poco. Allora, si tratta di. In case of emergency, Raptor Relays. Allora, la Arch Game ci ha donato questa chicca che per un piccolo e breve periodo era anche a pagamento. Poi hanno visto che non vendevano un cazzo, l'hanno messo come free to play e mi sembra anche un po' giusto. Anche se
Nonostante la missione finale, anche come free to play, non vedo un cazzo a quello che ho visto, però vabbè. Cos'è questo indie? È un gioco che praticamente è un. Siamo un raptor contro dei robot. È un raptor contro robot. Che io ho detto, cacchio, un personifico un raptor e vado a fare casino. Cacchio, che figata! Poi l'ho provato e volevo vomitare, giuro. Ma no, perché non sia male, perché alla fine anche graficamente non è proprio da buttare. In teoria il gioco è carino. Però. Non lo so, non mi ha attirato più di tanto. Praticamente viene generato questo. Nemmeno mondo, è tipo. Un palazzo, uno stabilimento dove ci sono questi robot e noi dobbiamo andarli a cercare, non abbiamo punti vita. Abbiamo quattro tipi di attacco, con i click del mouse Q ed E, ci muoviamo, con Shift si corre e basta, questi sono i tasti praticamente, e dobbiamo andare a cercare questi dannati robot a giro per questa mappa, e dopo pochino uno si perde anche, si rompe anche un attimino i coglioni perché. È tutto randomico, non ci si capisce niente. Alcune cose si spaccano, altre porte sono chiuse e non si capisce perché. Non ce la mette una porta. Se io ho una aperta, se ci vado addosso prima che si apre, la rompo dandone una rampata. Perché quelle chiuse non sono indistruttibili, fra l'altro? Non ce la mette direttamente, sono più contento. Almeno questo è il mio punto di vista. Comunque, ripeto, il gioco, il succo è semplice. Dannato anche carino, ripeto, no, la grafica non è male. Buoni anche i riflessi, per essere un gioco che è arrivato sul mercato e ha fallito immediatamente, perché ripeto, purtroppo non ha venduto niente. È passato come free to play, quindi come free to play, come sempre il link lo trovate poi in descrizione del video. Come free to play, dici, ma sa che è, lo provo. Però, wow. Fra l'altro mi sembra di aver letto che questo Archon Games, la casa di produzione praticamente, già è abbastanza conosciuta per aver fatto delle cagate, però sono voci di corridoio, diciamo, non ci voglio mettere la mano sul fuoco. Quindi che dire? Niente, si gira cercando. Teoricamente ci chiede di cercare questi Father Brain, queste creature mitologiche che non si trovano mai. Io ho fatto 5-6 partite e non l'ho mai trovate. Non si può morire. Ti dice solo quante hit, cioè quanti colpi hai preso. Così, tutto alla. Wow, è tutta all'acqua di rose questo gioco, non ci si capisce niente, non ha purtroppo grande senso, e mi dispiace dirlo, perché era il mio sogno trovare qualcosa sempre con i dinosauri, lo ammetto, e trovare uno e dico, cazzo, sono un raptor, faccio casino. Minchia, è una merda però. Quindi niente, direi che mentre scorrono le immagini di Raptor, direi che noi ci possiamo salutare qui con questa puntata di Good Gaming Morning. Spero che vi sia piaciuta, spero che vi piaccia l'idea di questo appuntamento, non fisso ancora, un po' sporadico, un po' quando ci sono cose interessanti da dire, però spero che vi piaccia. Se vi piace, non lo diciamo mai, però è fondamentale per noi che ci facciate capire che piace il prodotto, insomma, il video, il tipo di video che facciamo, come lo facciamo, insomma, quindi vi dico, mettete like, anche un commentino o anche un pollicino su per dirci bravi, una condivisione, passate su Facebook, quello che volete, basta un piccolo gesto per farci capire che può piacere e non voglio fare come Bimbi a 5.000 mi piace, tiro giù pantaloni a casa senza farmi vedere da nessuno. Cioè, non ha senso, non me ne frega niente. Dico solo che se vi interessa, se credete in noi, tra virgolette, se vi piace il progetto, pollicino su, qualcosa. Per farci capire, insomma, che il video e quello che stiamo facendo vi può piacere, insomma, stiamo facendo qualcosa di interessante. Vi stiamo magari facendo passare quei 10-20 minuti in maniera divertente, con un sorriso, insomma, vi stiamo intrattenendo in qualche maniera. Con questo, grazie di tutto e ci vediamo in un prossimo video sul canale. Alla prossima, ciao!